Ne ho combinata un'altra delle mie. Nuovo desiderio, nuovo viaggio. Questa volta ho deciso di puntare un po' più in alto. E come al solito non sono solo. Con me il mio compare King Bibbo. Perché quando c'è da combinare qualche follia, tra i miei amici c'è sempre qualcuno che non si tira mai indietro. Siamo fatti così e grazie a Dio abbiamo ancora tanta voglia di ridere e di fare gli scemi. Oggi vogliamo divertirci, alla faccia dei perbenisti che ci giudicano. Il cielo è il limite, come diceva Notorious B.I.G. Andremo ad accarezzare quel limite per poter vivere e condividere qualcosa di indimenticabile. E chi ha provato a nuotare tra le nuvole sa cosa intendo. Ad essere sinceri, per i miei amici è la prima volta. Io invece ho già provato questo brivido qualche anno fa, ma questa volta sarà totalmente diverso. Per prima cosa mi lancerò al tramonto. E poi ho chiesto ai 3 skydiver con cui mi lancerò di fare lassù un po' di rock and roll, per così dire. Quindi non so bene quello che mi aspetta. Lui è Luca, l'uomo a cui tra poco affiderò la mia vita. Con le ultime istruzioni mi fa capire che il mio lancio sarà un po' più movimentato di quello di Bibbo e gli altri. Poi il rombo delle eliche segna lo scoccare del nostro momento di gloria. Da adesso in poi si fa sul serio. Nel momento in cui quell'aereo si stacca da terra, il cuore inizia a battere più forte. L'istinto di sopravvivenza comincia a farsi sentire e la paura comincia a bussare alla porta. Ma ormai non è più il momento di aprire, perché siamo qui per fare un po' di rock and roll. E che rock and roll sia! Non ho saputo resistere. Cominciano a accendersi le luci. Questa volta ho davvero assaporato il brivido di volare. Ma è arrivato il momento di tornare con i piedi per terra, in cerca di qualche nuova storia da raccontarvi. Anche questa folle avventura è giunta al termine. Alla prossima!